Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Martedì 23 aprile 2019 si apre questa mattina di martedì perché ieri era Pasquetta, era festa e non siamo andati in onda. Si apre la 28ª settimana del ciclo 2018-2019 di Buongiorno con noi. Vi dico subito, sarà una settimana un po' zoppa. Se vogliamo, perché andremo in onda stamani, domattina, poi giovedì di nuovo Buongiorno con noi, non la troverete perché c'è la festa del 25 aprile e poi avremo venerdì, quindi una settimana un po' quasi dimezzata, ma chiaramente per via delle festività e dei ponti. Vado subito a presentarvi gli ospiti di questa mattina, ne abbiamo numerosi perché poi dovremo fare un cambio, un pit stop alle 9, nella pausa delle 9. Questa mattina parliamo di pallavolo e parliamo di una delle più belle realtà della Valle del Serchio in merito a questa disciplina sportivo, ovvero il Volley Varga. Intanto sono con noi in questa prima parte della puntata Mirko Rossi, allenatore. Buongiorno Mirko. Buongiorno a lei, Grazie. buongiorno. Beh, dammi del tu, mi fai sentire vecchio, insomma. Ok. E Selena Zanella, una delle giocatrici, buongiorno Selena, della squadra della prima divisione che sappiamo si è qualificata per i playoff. Sabato, tra l'altro, inizieranno questa Selena, speriamo, lunga avventura. Nella seconda parte, tra l'altro, avremo due tue compagne di squadra che in questo momento possiamo dirlo, sono di là in redazione che stanno guardando la trasmissione, che stanno ridendo alle tue spalle, ma poi toccherà anche a loro. va bene, vedremo i giornali perché ci sono tante notizie, è passata la Pasqua, è passata la Pasquetta, tanta gente in giro, il tempo è stato un po' così e così, in giro per il mondo succedono sempre brutte cose, no, mi viene non da ridere, magari mi venisse da ridere, come diceva e dice il grande Lando Buzzanca, mi viene da ridere, mi viene da piangere, perché è proprio a Buongiorno con noi. E vi dico subito che al 360 10 38 330, come sempre, potete intervenire sugli argomenti che volete. Avevamo parlato tempo fa della caccia ai cristiani nel mondo. Settimana scorsa abbiamo parlato del crocifisso nelle scuole, che qualche simpaticone dei nostri, di italiani, vorrebbe togliere. E tutto questo mi fa riflettere che veramente non ci siamo. Vabbè, dai. Allora, Mirko Rossi, buongiorno. Buongiorno Intanto vi ringrazio, Mimmo. te le ragazze, perché vi ho fatto fare una levataccia, no? Arrivando da Barga, insomma, no, no, lo so perché io per tanti anni ho fatto quel tragitto e so che per arrivare poi qui alle 8, come siete arrivati, devo dire puntualissimi, insomma, ho fatto fare una levataccia. Però penso sia uno spazio ben dovuto per parlare del Volley Barga, Coppo Team, di quella che è la realtà di questa società, che mi sembra di poter dire con gli anni sta crescendo, anche se io sto parlando con uno che è al primo anno al Volley Barga, no? Sì, io sono Sei arrivato fresco arrivato fresco quest'anno. quest'anno, sono stato inserito nel settore giovanile, direi avviamento allo sport, perché di fatto si parla di bimbe che hanno meno di 12 anni. Tu da dove arrivavi? Da dove sei stato negli Io anni ho precedenti? fatto varie esperienze, l'ultima era quella del Volley Fornaci nel settore maschile, dove sono stato per 2 stagioni. Ma allenavi anche lì i bimbi? Chi allenavi? Allenavo anche lì i bimbi del settore S3, un po' la sezione promozionale di Andrea Lucchetta. Quest'anno nel Barga sono stato inserito nella stessa categoria, tra l'altro l'avevo esplicitamente richiesto perché è Ma tu un hai detto io settore voglio che allenare in questo caso le ragazzine, mi diciamo, le piace bimbe. particolarmente, sì. E insieme a Selena ci occupiamo di una ventina di bimbe che partecipano a 2 campionati di riferimento, un under 12 e l'S3 Volley, che è, diciamo, la categoria per i vecchi amanti della pallavolo del Super Mini Volley. Senti, che realtà ora al di là del settore giovanile, proprio delle più piccole di cui tu e Serena vi occupate, che realtà hai trovato come società al Volley Barga? Il Volley Barga, per quanto mi riguarda, è una delle realtà miglior strutturate che ci Strutturata sono, meglio, dici? strutturata meglio di quelle in cui ho potuto lavorare. C'è tanta gente e tanta gente che si dà da fare. Parliamo naturalmente spesso di persone Fondamentalmente. che si danno da fare che poi non hanno un riscontro economico, ma lo fanno semplicemente per passione. Per Questo passione. si può dire, no? Nonostante ciò, si nota una profonda professionalità in tutto quello che viene fatto, le iniziative sono tante, la serietà con cui vengono affrontati i vari argomenti è quasi professionale, sia da parte della dirigenza, con il presidente Luca Marchese, piuttosto che Roberto Funai, che si occupa un po' di tutto quello che è la logistica, iscrizioni, tesseramenti, eccetera.
E poi anche nel settore tecnico, dove abbiamo fatto ottimi risultati anche nelle categorie superiori di under 14 e under 16. Abbiamo raggiunto 2 secondi posti che ci sono valsi l'iscrizione ai tornei di under 15 e under 17 nella sezione di categoria più Ecco, alta. perché chiariamo una cosa, a livello giovanile ci sono dei campionati under 14 e under 16, mentre diciamo ci sono le fasce d'età intermedie che non c'è un campionato vero e proprio, ci sono dei tornei. Ci sono dei Funziona un po' tornei così, no? che a fine, diciamo, della stagione vengono organizzati dal comitato di riferimento per quanto ci riguarda l'Appennino toscano e sono una fase di transizione verso ai campionati successivi che saranno poi under 18. Ecco, Appennino Toscano immagino si inquadri un po' come area geografica, Area quindi che vuol dire geografica. non soltanto provincia di Lucca, ma anche altre C'è province. anche Pistoia, c'è anche Massa che fanno riferimento al solito. Ho capito. Serena, poi vabbè, con te parleremo con le tue amiche, le tue colleghe, insomma anche compagne di squadra della prima divisione. Tu però, ecco, insomma, a fianco di Mirko ti occupi anche di queste bimbe molto piccole, no? Sì. Tu stessa penso hai cominciato a quell'età, Sì, come hai anch'io cominciato? ho cominciato che avevo 7 anni, quindi ero in quel settore lì e ancora non c'erano questi tornei S3, mini volley, non c'erano e quindi non facevamo gare, ci limitavamo solo a fare gli allenamenti e così via. Quindi mi stai dicendo che tutto sommato le bimbe che oggi hanno 12 anni rispetto a quanto 12 anni le avevi tu pochi anni fa, del resto sono un po' più fortunate. Sì, perché hanno la possibilità comunque di applicare, diciamo, quello che provano anche agli allenamenti. Hanno modo di vedere un po' com'è la palla a volo giocata, anche se questi tornei qui non sono proprio simili alla palla a volo, perché si parte Ecco, dalla palla spiegaci come. rilanciata che puoi bloccare sempre il pallone e così via, lo puoi bloccare una volta sola oppure non lo blocchi più, però il campo è più piccolo, la rete è più bassa, giustamente perché le bimbe sono più Dobbiamo piccole. pensare, insomma, a quell'età che Sì. possano già dar vita ad una partita vera e propria di No, pallavolo, no? infatti, si comincia dall'under 12 col campo grande. Quindi, ma quando parli di under 12 vuol dire che quanti anni hanno anche? Hanno anche 11 10 anni? anni, sì. Per 11 anni, 10, esempio le più l'under piccole 12. quanto hanno? L'età minima. Allora, nell'under 12 che abbiamo noi ci sono bimbe che sono anche del 2009. Le più Qui parliamo piccole anche sono di del 10 anni, via. 2009, Ecco, sì. 10 anni. Sì. Tu però hai cominciato a 7 anni, mi hai Sì. detto. Ma come, con la scuola, come hai cominciato? No, ho cominciato perché aveva cominciato una mia amica e mi sono fatta portare da lei in palestra e dopo, vabbè, lei dopo ha smesso, dopo un anno, a me mi è piaciuta tanto e ho continuato. Ecco, il ruolo della scuola mi sembra deve essere un po' fondamentale. Si dice sempre che dalle nostre parti le bimbe giochino soprattutto a pallavolo, quindi forse come bacino di utenza può essere quello giusto, no? La Sì, quello scuola. sì. La scuola, anche le amicizie comunque, perché di Il solito passaparola, diciamo. sì, quando inizi uno sport inizi perché magari c'hai Che fa l'amichetta quello. che fa quello, provi e poi ovviamente ti deve anche piacere. Mirko, ci avete portato anche credo, dei contributi, no? Che poi vediamo, giusto? Sì, Cosa sono foto? Cosa abbiamo sono? portato delle foto e 2 video relativi alle attività che abbiamo svolto Ma quest'anno. proprio col settore giovanile? Sì, con le squadre che seguiamo io e la Selena, in particolare quelle dell'attività S3. Sono momenti di sport molto, molto divertenti, fondamentalmente l'obiettivo è quello Sì, a perché quell'età lì penso di sì, eh. alla fine l'unico strumento che fa veramente leva sul bimbo è quello di farlo divertire. Allora, fra poco le vediamo dopo la pausa delle 8:45. In questi 5 minuti invece vorrei andare, poi sperando di sollecitare anche chi ci segue da casa, andare a vedere i titoli, dei giornali, le notizie che troviamo questa mattina sui giornali. Partiamo dal fascicolo della Nazione di Lucca, dove si parla degli attentati in Sri Lanka. Attentati qui in Sri Lanka, che shock. La testimonianza di Lelio Orsetti, che è un lucchese che pensate dal 2013 vive in quel lontano paese che vi ricordo geograficamente si trova a sud dell'India, appena spostato
appena proprio ad est dell'India. Poi PM chiederà il giudizio immediato, ma nessuno reclama la salma. Si parla anche, visto che ieri non erano in edicole giornali, scosse boato domenica sera, epicentro allunato, una nuova scossa e terremoto. Parliamo di 2.0, quindi nulla di particolare. E poi a proposito di pallavolo, tutti conoscete Nadia Centoni, no? La nostra amica Nadia Centoni, che abbiamo avuto ospite più volte qui a Buongiorno con noi. Volley, la Centoni ritorna in nazionale, purtroppo non più come giocatrice perché ha smesso, ma come preparatrice dell'Italia B, quindi insomma una bella soddisfazione, per un bel ruolo. Allora, poi si parla invece dell'omicidio dell'altra settimana. Delitto e castigo, la procura chiederà il giudizio immediato, si profila un rapido processo in corte d'assise saltando il filtro del GUP, che sarebbe il giudice per le udienze preliminari. Quella notte di alcol e botte, resta il rebus sul movente, l'omicidio di Via del Toro in pieno centro storico a Lucca. Ma nessuno reclama la salma, e retroscena incerta la data dei funerali del cinquantenne. Qui vediamo i protagonisti, la vittima, Roshan Silva Kalunkaganamalage, non so se l'ho letto bene, anche questo uomo, questo povero uomo, perché ormai purtroppo è morto, era di origini proprio dello Sri Lanka, è stato ucciso la notte di martedì scorso. Poi il 28enne Gayan Chaturanga, poi vabbè, non vi leggo il resto del nome perché non ce la faccio, è impronunciabile, e poi il 36 anni Samit Gayan Porut Tutaghe. Questi sono tutti di origini cingalesi. Tra l'altro qui a Lucca c'è una, possiamo dirlo, una folta colonia di persone che nella stragrande maggioranza dei casi sono persone che conosco, anche alcuni che lavorano, lavoratori che sicuramente sono persone per bene, quindi ci mancherebbe altro. Io nell'inferno dello Sri Lanka, Lelio Orsetti è nel paese dal 2013, attacchi vigliacchi, dice, ma resto qui. Tra l'altro il numero delle vittime, leggevamo prima, me lo chiedeva anche Mirko, è salito a 310, pensate, quindi... Poi, grazie di avermi salvato la vita, carabiniere dopo 13 anni incontra la donna che intervenne sull'incidente, shock, dopo 13 anni, pensate, eccoli qua, Primiero Nicolini, Veronica Veltroni e Reves Treglia. Lei è guardia giurata, accorse sul posto e prestò i primi determinanti soccorsi, poi si sono rimessi in contatto grazie a Facebook. Ecco, questo è uno di quei casi, penso che voi siete giovani, i social li userete sicuramente, questo è uno di quei casi in cui Facebook può essere utile, i social possono essere utili. Purtroppo, dico sempre, ci sono altri casi in cui, insomma, è un po' meno, però... quel no che ci salvò dalle bombe, cerimonia per i partigiani che liberarono la città, ecco la loro storia, tra l'altro fra due giorni sarà il 25 aprile, la festa della liberazione. L'appuntamento, l'iniziativa si svolgerà domani alle 11 al ponte dei Frati lungo Lozeri. Poi, piccola scossa, grande paura, parliamo di terremoto. Domenica sera magnitudo 2.0, epicentro lunata, è la seconda in pochi giorni. Tantam sui social, molti hanno udito un boato, apprensione soprattutto nel passaparola su Facebook. E questo invece è uno dei casi dove si rischia di mettere la gente un po' in allarme. E dico che voi, e insomma anch'io ho vissuto fino a poco tempo fa, e sono di lassù, nel cuore della Garfagnana, noi di terremoto ce ne intendiamo, no? Sì. Ce ne intendiamo. Piana di Lucca, ciclabile tra buche e insidie, Capannori, il dossier di un cittadino e allarme degrado. Poi andiamo alla cronaca della Media Valle Garfagnana, i sindaci in coro, assi, sarebbero gli assi famosi, assi viari, opera cruciale, dalla Garfagnana al placet al progetto, ma si è mitigato l'impatto ambientale. Ora il governo sblocchi i fondi il prima possibile, l'Unione dei Comuni incalza, l'infrastruttura è un tassello essenziale per lo sviluppo. A proposito di impianti, poi magari ne parleremo anche con voi, per quanto vi riguarda, il Tennis Club Lucca, sapete che c'è stato quel devastante incendio, corsa contro il tempo per la riapertura. Medio Serchio, si apre l'affido, turismo sostenibile, avviato l'iter per la concessione di 9 anni, i luoghi di interesse, il bando riguarda 3 lotti, nei comuni di Barga, Bagni di Lucca e Coreglia. Intanto si va verso le elezioni amministrative del 26 maggio, in questo caso a Vagli Sotto, il sindaco Puglia, come sapete, non poteva ricandidarsi, Lodovici presenta la squadra, obiettivo continuità, in lista tanti volti noti, Puglia, Pellinacci e Franchi. Ora, il mio discorso non riguarda solo Puglia, è un discorso generale. Io dico una cosa, possiamo tornare in studio, Matteo. Cioè, se uno si può comunque rimettere in lista, in questo caso come Puglia, non per sindaco, ma comunque per far parte della squadra di governo locale, io dico, ma perché?
se ci sono diversi casi di sindaci, anche di piccoli comuni della Valle del Secchio, ma se uno ha fatto bene, dico, insomma, perché non può ricandidarsi? Ma per quale motivo, mi domando io? Non lo so. Sono cose che non mi spiego. Mirko Rossi, ora qui non parliamo di pallavolo. Ti dovevi immaginare che poi alla fine non si parlava solo di pallavolo. Lo puoi pensare anche diversamente dal sottoscritto, per amor di Dio. No, sono abbastanza allineato per quanto il pericolo sia quello di infilarsi nelle trame, Ho capito, meno ma se te mi consenti, politicamente corrette. ora faccio il caso di Puglia, ma Puglia non c'entra niente. Ma se te mi consenti, come Mario Puglia, di ricandidarmi non come sindaco, ma di far parte della squadra di governo. Scusa, ma stiamo alle 8:45? Io non lo dico a te, né a lei, né a Serena. Se vogliamo prenderci in giro, ci prendiamo in giro. Se vogliamo dire a Bedini, fresco dell'ottavo scudetto consecutivo, di portarci un caffè, ce lo può anche portare stamani, no? Però, no. Ci siamo capiti, no? Vabbè, dai. Andiamo a Viareggio. Vi piace il mare? Sì. Sì. Eh? Qualcuno ieri era già sulla spiaggia. Anche se devo dire il tempo non è stata proprio una pasquetta eccezionale. Mini pasquetta, danneggiati dalle previsioni meteo fasulle. Mi auguro non si riferiscano a noi, perché le facciamo anche noi, ma noi le prendiamo. No, di solito sono giuste. Dai, quelle dei nostri amici del sito Lamma sono giuste. Poi bene, ma non benissimo, dicono gli albergatori. E chi se la ride? Lo sapete chi se la ride? Poi andiamo alla pausa pubblicitaria. Forte dei Marmi. Che Forte dei Marmi è un po' la perla, no? Ora lo so che a Viareggio mi odieranno, però ragazzi, siamo sinceri, quelli con tanti soldoni vanno lì. Ora c'erano russi, non so se i russi erano finiti i soldi o meno, ma credo di no. Forte se la ride, qui gira la grana. Prima passerella del Vippaio, ecco, questo mi piace, del Vippaio versiliese, da Allegri alla Panicucci. E poi c'è un personaggio che mi sta facendo impazzire, e poi su questo voglio chiedere un giudizio quando torniamo a Selena, perché so che piace tantissimo alle donne. No, mi fa impazzire anche come l'hanno. L'ex centravanti, ma è ex centravanti forse anche quando giocava, Pablo Svaldo, ora in TV con Ballando con le Stelle, fotografato al Bagno Stella. Guardate, è un misto di Johnny Depp e non lo so, poi è un misto di Johnny Depp e di Osvaldo. Dai. Sì. Va bene, dai. Selena, quando torno ti chiedo di Osvaldo, eh. Lì nella regia e poi vabbè, vediamo le immagini e parliamo di tutto il resto. Otto e 49, eccoci tornati. Fra una decina di minuti faremo il pit stop qui, congedando Mirko Rossi e Serena Zanella. Serena, allora, questo Svaldo com'è? Così bello? Perché io ho visto l'altra sera 2 minuti, di Ballando con le Stelle, no? Anche se io proprio sono negato per il ballo, però così per curiosità, e ho visto tutte queste donne, il pubblico, tutti Osvaldo, Osvaldo, questo Johnny Depp di noi altri, Sì. ex centravanti, purtroppo anche della mia Inter. Vabbè, dai. Com'è bello, sì. Lo chiedo a una donna, quindi forse. Non l'ho chiesto a Non Mirko è da Rossi, buttare via ovviamente. No, ti sicuramente. piace? Questo look alla Johnny Depp, ti piace? Sì. Oddio, Sei appassionata di cinema, visto che parliamo di Johnny Depp? non sono molto ferrata, però Johnny Depp mi piace anche come attore Ah. proprio. Sì, vabbè, lui poi Pirati dei Caraibi ci ha Sì, costruito sì. questo personaggio. Insomma, un po' leggendario ormai, ma non ti ho chiesto, studi cosa fai a parte Sì, giocare a pallavolo? io studio. Ora sto studiando biologia, mi sto per Ah, laureare. complimenti, dove vai? A E Pisa dove lo fai? sì, A a Pisa. Pisa. E invece nel tuo ruolo in campo dove giochi? Centrale. Gioco come centrale, sì. Ma se te la centralona di cui prima dicevano, Sì, no? ma. Ma perché centralona? In che senso? Perché sei brava o perché. No, sei alta, però neanche Sì, esagerata, mi ma sembra. un salto neanche troppo. Senti, cosa ne pensi di Nadia Centoni per voi ragazze che giocate a pallavolo? Cosa rappresenta Nadia Centoni? Lei comunque è un bel esempio e appunto viene dalle nostre parti, Sai che quindi lei è nata a Barga? Lo sì. sapevi? Sì. Ma avete mai pensato di invitarla un giorno al Volley Barga? Io l'ho È un'idea vista. che lancio io. Nadia, vi garantisco, non so se la conoscete personalmente, è una ragazza, è una persona. Nadia, grazie, della ragazza, disponibilissima, veramente una gran brava persona. Sì, no, il Volley Barga si è prodigato anche in questa direzione, ha fatto venire qualche giocatrice professionista a promuovere i campi estivi e penso che se ci sarà la possibilità di invitare la Provateci, io ve lo Centoni. dico così, Mirko, come. Vediamo qualche immagine, Matteo, di quelle che Mirko ci ha portato, così entriamo un po' più nel dettaglio di quella che è l'attività di questo settore.
giovanile. Allora, queste sono immagini, no, ora mi devi fare un po', mi dovete fare un po' di cronaca. Qui dove siamo? Sì, qui siamo nella palestra delle scuole medie di Fornaci, Qua avete il problema dove che in questo momento il palazzetto, purtroppo sappiamo, il palazzetto di palazzetto Varga è inagibile, inagibile, non c'è quindi più. vedremo poi quello che succederà. Si sta svolgendo una gara della categoria Under 12. Noi siamo quelli in alto sul teleschermo. Alcuni quadrati, dai. E niente, è la prima esperienza che il bimbo fa nel campo 9x9. Prima abbiamo detto che Qui fino a qui giocano sul campo, si può dire quasi campo, regolare. è Quindi campo per regolare. loro non è C'è semplice solo questo. la rete molto abbassata fino a 2 metri. Ho capito. Cosa cerchi di dare, Selena, a queste bimbe della tua esperienza, anche della tua bravura, di quello che puoi dare? E no, si Cos'è che cerca. ti chiedono in prevalenza queste bimbe? Quali sono i suggerimenti? No, allora si cerca sempre di trasmettergli la passione principalmente, perché se non c'è quella non va da nessuna parte. E quindi si cerca sempre di fargli capire che ce la deve sempre mettere tutto l'impegno, che non è facile giocare a pallavolo, quindi bisogna sempre impegnarsi sia fisicamente ma anche mentalmente, perché bisogna sempre pensare a tutto quello che può succedere durante la partita e sono moltissime le possibilità. E credo che, no Mirko, che ogni giorno, poi voglio sentire anche te su questo, ogni giorno si può, si deve cercare di migliorare. Ora parliamo di pallavolo, ma potremmo parlare della scuola, lei sta per laurearsi in biologia, potremmo parlare nella vita, un po' in tutti gli aspetti, no? Sarebbe ogni tanto da mettere il disco del mio amico Morandi, uno su 1.000 ce la fa, forse per ricordargli che nulla è così scontato, a parte forse qualche rara eccezione, no? Sì, nel nostro caso le difficoltà sono tante. Il concetto del divertimento fine a se stesso è abbastanza facile raggiungerlo, poi dopo diventa complicato associarlo al percorso che deve fare l'atleta della pallavolo. Ecco, il nostro ruolo alla fine è un po' questo. Portare tutto il bagaglio importante che c'è nella vita di un giocatore di pallavolo, però renderlo allo stesso tempo divertente e facile da seguire. No, non ho chiesto, mentre Matteo, potremmo sfumare questa immagine e vedere anche altro? Non so, ci sono forse anche delle foto, Ci altre sono alcune cose. foto Alcune foto. relative No, non agli ho chiesto atleti. a Mirko Rossi, invece, vabbè, lei ci ha raccontato, Selena, come ha cominciato. Tu invece, cioè, nel mondo della pallavolo, come entri? Hai giocato? Hai sempre seguito la parte tecnica? Sì, Come io un po' la sono tua storia? di 2 generazioni precedenti. No, vabbè, Anch'io ho cioè. giocato senza fare però tutto il percorso Queste del sono alcune vostre giovanile. squadre, no? Se non sbaglio. Sì. Un po' più Queste sono grandicelle quelle queste, più però. grandi, Sì, sì. sono quelle Sono degli l'under 14. 14 e l'under 16. Queste sono le Queste eravate voi due proprio con le ragazze. Eravate. Quindi niente, è Ho cominciato. cominciato a giocare a Fornaci con una squadra che partecipava al campionato di Serie D. Io ero abbastanza piccolo, avevo 16 anni, però non c'era altro e ho cominciato così. Poi nel 2003 ho intrapreso il percorso di formazione come allenatore che mi ha portato fino a qui, ecco. Dopo sono rimasto sempre nel Tu sei di settore Fornaci, no? giovanile, sono Se di Fornaci. non... E vabbè, qui vediamo queste ragazzine. Complessivamente quante sono? Non so se si può fare un calcolo del settore giovanile. Complessivamente nel settore giovanile saranno 70 bimbe divise Di Varga e zone limitrofe, zone penso. E limitrofe, zone sì. limitrofe. No, vabbè, è un bel lavoro quello che fate, indubbiamente. Qual è la cosa più curiosa che chiedono queste bimbe certe volte, le prime volte che vengono al campo, se c'è qualche aneddoto, qualcosa Che mi che ci devi potete aiutare? raccontare? No, non è così Non... facile collocare una cosa in particolare, però di fatto quello che chiedono soprattutto è la sincerità e la spontaneità di fare una proposta che poi sia lungimirante. È difficile che una bimba venga lì per fare solo quello che gli pare. Chiedono sempre di essere formate, di entrare nel merito, spiegazioni riguardo. Consapevoli di far parte di un gruppo e come tali, no, Selena, doversi Eh adeguare sì, anche a, cioè, non, è difficile anche importante, cioè, quello. cominciano conoscono la possibilità di vivere in gruppo, no? Cioè di rispettare anche Sì, delle quello regole. è importante comunque.
perché appunto non sono solo loro, ma devono rendere conto a tutta una squadra. Certo. Fioccano i messaggi, però i messaggi, adesso ne leggiamo un paio prima che ve ne andiate voi, anzi facciamo una cosa, prima completiamo la rassegna stampa locale con il Tirreno di Lucca, dove si parla, a proposito di giovani che invece non mi piacciono, perché se avete voglia di sfogare la vostra, non la voglio definire aggressività, la vostra energia, c'è l'amico Giulio Monselesa, che è un grande tecnico di pugilato, ex campione di pugilato, andate lì e magari diventate anche dei buoni pugili, ma non queste cose qui. Bulli in azione a Pasqua sulle mura urbane, picchiato e insultato un ragazzo di 14 anni, che spesse volte sono anche vigliacchi, perché magari in 2, 3, 4 se la prendono con uno, no? E quindi vabbè. È la solita baby gang che 2 settimane fa venne denunciata al Tribunale dei Minori per aver spaccato 2 bici in centro. Poi, sempre dal Tirreno, è morto Sergio Giannelli, una vita tra sindacato e politica, aveva 78 anni ed era ricoverato a San Luca, dove si è spento ieri mattina. Bianucci dice: perdita enorme per la città, camera ardente al campo di Marte. Boom di turisti in Duomo, 2000 ingressi al giorno, e poi un successo, ne abbiamo parlato nei nostri TG, questa mostra, I Fossi dell'Arte, sono Montmartre, detto bene, conosci il francese Selena? Montmartre, sì. Montmartre si dovrebbe, sì, dire, di Lucca. Poi andiamo alla cronaca di Viareggio, dove ci sono, qui io lo so che adesso leggendo questa notizia li scateno i nostri telespettatori. Andiamo a Viareggio, ma questo pezzo riguarda di Matteo Tuccini, riguarda Viareggio, ma temo purtroppo che riguarderà anche altre zone. Ho preso fiato, no? Gli ho detto ai ragazzi, ma ragazzi, quando vi concentrate prendete fiato, calme, tranquille. Pensioni più leggere per 7.191 versiliesi, con i tagli del governo sulle rivalutazioni. Colpiti gli assegni sopra 1.500 euro lordi al mese, perché pensate che uno che ha 1.600 euro di pensione, che magari ha lavorato 40 anni, sicuramente fa il nababbo e sta a Forte dei Marmi con i russi. Ma aprile è solo l'inizio, ecco quanto si perderà nel giro di 3 anni. Poi, sesso con 2 tredicenni, oggi interrogatorio degli arrestati, sarà affidato anche un incarico tecnico per l'analisi del materiale informatico, ecco perché quando dicevo qui poi che dove i social sono micidiali, sono pericolosissimi. Spiaggia ex Mama Beach, la gara non è stata aggiudicata. E poi direi che possiamo fermarci qui. Leggiamo un paio di messaggi che poi siamo quasi alla pausa delle 9. Vediamo cosa ci hanno scritto. Allora, ecco, questa ve la faccio prima di congedarvi. Domanda per gli ospiti. Quali sono le vostre squadre preferite? E giocatrici e giocatori preferiti italiane e straniere? Beh, cioè, qui c'è tutto, si parla di pallavolo naturalmente. Mirko? Io riguardo all'evoluto dell'altissimo livello non ho preferenze, generalmente mi limito a seguire le gare, mi piace andarle a vedere anche nei palazzetti, però non c'è una squadra che seguo particolarmente. Neanche un campione che hai ammirato, che ammiri in modo particolare? Non particolarmente, generalmente mi piacciono ruoli di sacrificio, mi piacciono i liberi che sanno veramente mettersi a disposizione della squadra. E che la squadra la fanno girare. Che la squadra la fanno girare, però non in particolare. Invece Selena, al di là di Osvaldo, dai, il tuo idolo, ce l'hai un idolo, una giocatrice anche nella pallavolo, una squadra? Io anche di squadre preferite non ne ho, diciamo. Mi piace tanto anche Guanto Arena come giocatore, Zaitsev, quelli della nazionale, insomma, loro due mi piacciono particolarmente. Noi abbiamo una buona nazionale, mi sembra. Sì, alla fine, sì, sì, nella pallavolo. Molto buona. Ma sia maschile che femminile, dai. Anche femminile. Cioè, anche l'opinione pubblica se ne ricorda solo in occasione, questo va detto. Sì, quello è vero. Paese di calciofili. Domanda per Selena, te la devo fare perché se dopo... Selena. Ma ha giocato anche in qualche squadra di Lucca? Grazie per la risposta. No, ho sempre giocato a Barga. Solo a Barga? Solo a Barga. A Barga fedele ne sei. Non mi sono mai spostata. Va bene, dai, siamo quasi... siamo alle 9, dobbiamo fare il cambio. C'è un'ultima cosa che volevi dire, Mirko, prima di salutarci? Poi... volevo ringraziare per questa opportunità, no, che alla fine sì, è importante che, come dicevi te, la pallavolo non ci si ricordi solo. Chi volesse venire con Mirko Rossi e Selena a giocare a pallavolo, cosa deve fare? Avete un sito? Sì, abbiamo un sito di riferimento, ma soprattutto una pagina Facebook, sì, dove aggiorniamo
Cosa devono fare? Volley Varga? Sì, Volley Varga Facebook. Facebook. Volley Varga Facebook, trovate tutte le indicazioni. Tutte le indicazioni e i riferimenti. Andate perché ci sono dei bravi tecnici, la pallavolo è uno sport bellissimo e soprattutto imparate a stare in gruppo, che non è mai male in questo mondo. Bene, ringrazio Mirko Rossi e Serena Zanella. Grazie a te. Rimanete lì un attimo perché noi facciamo la pausa pubblicitaria delle 9 e subito dopo, finora hanno riso, ma ora tocca a loro, avremo con noi Margherita Coli e Selene Lunardi. A tra poco. Ma noi, i tecnici, Bedini, i tecnici della Ferrari, cosa ci fanno? Un baffo. Quelli della Mercedes mi sa ci fregano, però quelli della Ferrari non lo so. No, abbiamo fatto un pit stop abbastanza rapido. Ridevate di là prima, di la verità, Selene. Di la verità. Un po'. Un pochino ridevate. Cos'è che va fatto? Vi siete divertite, dai, a vedere Mirko. Vi vedevate tesi, eh? Un po'. Te ti vedo molto più, Più spogliata. Se ci fosse Osvaldo, non ci sarebbero problemi. Ma ti piace Osvaldo? Ma io, sinceramente, non so neanche chi è, però... Se neanche chi è, ora non lo ritrovo. Vabbè, dai. Allora, sono con noi Margherita Coli, ciao Margherita, ciao. E Selene Lunardi, che si è già presentata. Due giocatrici del Volley Varga di prima divisione. Credo dobbiamo parlare, abbiamo parlato del settore giovanile. Ma insomma, diciamo la massima espressione tecnica del Volley Varga è la squadra di prima divisione, che adesso ne parliamo, ha guadagnato il playoff e che da sabato prossimo... si gioca, perché no, speriamo, la carta di poter salire anche in Serie D. Prima però voglio ricominciare con un messaggio che è arrivato prima e che rivolgo anche a voi. Avete voi invece, avete sentito, no? Delle squadre, delle giocatrici di riferimento preferite nel mondo della pallavolo? Per cui comincio da te, Serena. Questo è il nostro amico Gao, che è sempre... Gao, ma come sei curioso, mamma mia. No, per quanto a squadre, anche io mi associo con Mirko e Selena, non ho una preferenza. Come giocatori, essendo io un palleggiatore, diciamo che Giannelli è un ottimissimo palleggiatore, quindi prendo spunto, mi piace. Molto. Margherita? Vabbè, io rimango anch'io sul mio ruolo, quindi la De Gennaro. Tu che ruolo giochi? Libero. Libero. Quindi prima hanno parlato bene del libero. Sì. Ho detto, questi liberi sono un po' le figure, no, poi non sono figure oscure, perché insomma sono regista della squadra. Certo. Quindi. Allora, proseguo con te Margherita, come hai cominciato, da quanto tempo giochi? Io ho cominciato più tardi, sempre nel Varga, ho cominciato molto più tardi di Selena, sempre... per via di amiche che comunque mi hanno spinto poi a... Sei andata sulla scia di alcune tue amiche, hai cominciato e da lì hai... Poi io ho continuato e loro invece alcune hanno smesso. Ecco, perché sono... ma succede! Sì. Spesso succede così, che chi ti è d'esempio poi magari quello non prosegue e prosegue. Selena invece? No, io invece ho iniziato a 7 anni grazie a una mia amica che era alle elementari con me. E poi però abbiamo continuato a giocare insieme fino all'anno scorso e fra l'altro diciamo che nella mia esperienza col Volley Varga ho sempre avuto in squadra Selena. E quindi con Selena è proprio... Ma anche lei ha cominciato a 7 anni, quindi avete fatto... Siamo sempre state insieme. Siete andate di pari passo. Sì. No, io lo sapete che c'è, no, volevo far vedere a Selene, non a Selena. Selene o Selena? Selene. Chissà perché avevo in mente Selena ora. Io no, volevo trovare, però non mi ricordo dov'era, volevo trovare questo benedetto Osvaldo, però non lo trovo più, dov'era? Non lo trovo più, va bene, dai, va bene. No, non è che seguo molto la televisione. No, vabbè. Allora, ci dicono anche, posso dire alla ragazza ospite che è una grande, perché ha detto, parla di te, che non conosce Osvaldo. Verità. E vabbè Casotti, sono curioso ma non è niente di male. Non ho fatto il tempo che subito, ma sei più veloce di una persona, di un collega che conosco che sui social è una cosa... Speedy Gonzales. No, vabbè, conosce Osvaldo, non è che uno deve conoscere. Tu invece lo conosci? No. Nessuno lo conosce. Vabbè, poi ci dicono a proposito, ma ora l'epicentro dei terremoti è anche a Capannori? Non era mai successo, di solito gli epicentri erano in Garfagnana o sbaglio? Lo so perché noi poi in Garfagnana, no? Se ne sappiamo qualcosa di terremoti, siamo stati i primi credo
al mondo, perché Venere anche giapponese nell'85, quando voi ancora non eravate, non solo non eravate nati, non eravate neanche nei pensieri No. dei vostri genitori, invece è sottoscritto, era già grandicello. Venere anche giapponesi, e sappiamo che il Giappone è una terra sismica per antonomasia, lì vengono dei terremoti Ah, sì, beh. di quelli da. E quindi ne sappiamo, io non lo so, Gao. Abbiamo sentito anche il collega Mandoli, che è un grande esperto. Io dico la mia, io non sono un esperto, però dico la mia. A me mi sembra tutto molto strano. Mi sembra tutto molto strano. Ci hanno sempre detto che queste zone qui non erano zone sismiche. Terremoti che li senti, terremoti, terremoto sicuro, perché quando c'è il movimento della Ah, Terra si deve certo. dire terremoto, no? Earthquake in inglese, no? È così, ho detto bene. Che senti a. Ora io vivo a Lucca, no? Io queste due scosse che ci sono state in questi ultimi giorni, io ero a casa, abito al secondo piano, io non ho sentito nulla. Ora so che quando viene un terremoto, inteso in senso tradizionale, se è un terremoto di 2.0 non è che lo devi sentire a 50 km di distanza, però diciamo che comunque nel raggio di pochi chilometri lo dovrebbero sentire tutti. Non lo so, sicuramente la Terra si è mossa, perché se uno sente muovere. Non credo che sia un terremoto di faglia, come succede nel caso della Carfagnana. Vabbè, dai, questo campionato, Selene, come la mettiamo? Questo Sabato con chi campionato, giocate? sabato giochiamo contro il Versilia, che è la Ma seconda, dove? A Barga o? a Fornaci in Ah, già, realtà, voi perché a Barga, giocate a Fornaci, sì. sì, Mentre che è la seconda classificata nel girone A. voi siete arrivate? Noi siamo arrivate quinte. Ah, quindi la quinta contro la seconda. Sì, Quindi un loro sulla incrocio. carta sembrerebbero favorite. Sulla carta. Ah, sulla carta! Eh beh, certo. Margherita? È in campo la palla è tonda, Il quindi. campionato che precedente avete con loro? Ci avete vinto, ci avete perso? No, in realtà siamo in gironi diversi, Ah, perché eravate in gironi diversi? sì, Ah, non nello ci, stesso no, girone. ci incrociamo a gironi, Ah, ma quindi allora non è non l'abbiamo detto, neanche eh. mai Non incrociati. è detto, assolutamente, va giocato. Vabbè, come funziona? Che me lo spiega? Cioè, andate e ritorno. Sì, andata questo sabato e ritorno giovedì 2 maggio. Giovedì 2 maggio a Versilia, dove Versilia. gioca? A Viareggio, penso, non Viareggio. so di preciso quale sia la palestra. E niente, in caso di vittoria, dipende, cioè se voi vincete per dire 3 a 1 e loro vincono 3 a 2, passate voi Sì, logicamente. chiaramente. In caso di, credo, 3-1, 3-1 facciamo. Mi esattamente pareva. vada per punti fatti, punti subiti, la differenza è se proprio, però non ne sono sicura perché non Ci mi sono sarebbe il neanche famoso informata, Golden ci Set, sarebbe il è Golden un Set. set supplementare che chi vince Esattamente. quello. E lì la strada eventualmente poi è ancora abbastanza lunga, però. Sì. Sì, perché dopo dovremo avere, si spera, un'altra partita contro la vincente tra terza e quarta che vanno a Certo. scontrarsi. E poi eventualmente un'altra partita contro la prima classificata che diciamo non ha vinto lo scontro diretto per andare in Serie D. Ah, è abbastanza Molto lunga. comunque Ora, molto come l'hai detta te, lunga. sembra anche complicata, magari non è, però. Margherita, fiducia, il gruppo, vi state allenando, certo. immagino, ora al di là di questi giorni di Pasqua, È un ci gruppo. credete? Beh, ci mancherebbe altro. Sì, certo. Ci credete? Sì. Siete convinte? Eh? Siete convinte? Tu studi ancora? Io studio, Cosa anzi fai? studiamo insieme, No, cosa? facciamo scienze dei prodotti erboristici e della salute, Scienze? dei prodotti erboristici. Ah, oh, bello. Quindi Marco Pardini lo conoscete? Marco Ah, Marco Pardini è il Bartini, nostro amico che è sempre presente al. no. Ah, Cioè, state l'erbe, queste cose. sì. Marco Pardini è un Sì, è venuto fuoriclasse, anche a credo. Barga, mi sa. Ma è sempre su di là con il nostro Abramo Rossi. Anche tu fai studi quello che stai. Sì, io studio con No, lui. dico Marco Pardini perché veramente è un, come vi posso dire, è un fuoriclasse in quel campo lì. Quindi è uno veramente che è professor Pardini, l'ho avuto ospite a Buongiorno con noi quest'anno. È veramente una persona preparatississima. Quindi, vabbè, vediamo le prime pagine dei giornali nazionali. Quotidiano Nazionale, La Nazione, i martiri cristiani. Gao, non mi hai scritto nulla di questo Sri Lanka, come mai? Come la pensi te? 8 attentati in Sri Lanka, Pasqua di sangue, sventrati, chiese e hotel, 290 morti e 500 feriti. Purtroppo i morti, adesso vado a verificare sul sito del Corriere della Sera, nel frattempo sono saliti a 310. La caccia al cristiano purtroppo vedo che prosegue. Vabbè, una rete internazionale del terrore jihadista, scrive il Quotidiano Nazionale La Nazione. Muro contro muro sul Salva Roma, decreto crescita, governo a rischio crisi, Salvini insiste, no a città di serie A e di serie B. Poi,
Io questa qui poi me la vado a leggere perché non ho ancora capito bene, però il comico re dell'Ucraina piace a Trump, eletto presidente. Qui si potrebbero fare tante battute, non le faccio perché... Ma come? Questo che hanno eletto presidente dell'Ucraina era un comico. Vabbè, qualcuno dirà, beh, noi abbiamo avuto Grillo Pacca. e gli americani hanno Trump. Selene, non ti esprimi. No, abbiamo anche la statua a Valle di Trump. No? Sì, c'è di Trump, c'è dei russi, la Puglia ha già messo di tutto. Bimbo allergico, coltivazione bloccata. Voi che studiate le erbe, le piante anche, no? Sì. Sì. Sì, più o meno. Ha il favismo. Il sindaco ordina la rimozione dei semi nel raggio di 300 metri da casa. Beh, bisognerebbe starci attenti anche perché spesso piante o alberi magari sono malati e non vengono gestiti nella maniera giusta. Ma mi state dicendo che possono provocare dei danni poi alla salute di alcune persone più... Cioè che noi conosciamo le allergie primaverili, io conosco tanta gente, tra l'altro anche qui nell'ambiente dove lavoriamo noi ci sono delle persone che durante la primavera vedi che Sì. starnutiscono continuamente, quindi mi state dicendo che possono essere pericolose? Sinceramente non lo sappiamo, anche perché, almeno io non lo so, perché noi siamo più nel ramo della qualità del farmaco, ecco, non abbiamo scelto proprio Ah, ho scienze capito. erboristiche in Siamo nel ramo particolare, chimico. quindi Ho siamo un po' capito. più dal lato chimico. E qui bisogna sentire il nostro amico Marco Eh sì. Tardini. Strage di Pasqua al Corriere della Sera. L'allarme ignorato, gli 007 avevano avvertito del piano, almeno 290 vittime. Vabbè, qui chiaramente i giornali sono andati in stampa ieri sera. Tra loro i tre figli del patron di Asos. Attacchi a Chiesi Hotel, vabbè. Poi fondi a Roma, Salvini avverte, aiutiamo tutti o nessuno. E poi Trump, sempre lui, stop al petrolio dall'Iran. E poi ci dicono, ma questo insomma, lo sapevamo, le scale fanno bene, salite a piedi. La battaglia di Zaia in Veneto, cartelli sugli ascensori, allenate sempre gambe e cuore. No, ma poi l'ascensore, cioè se devi fare tanti piani, allora ricomincia a dire, beh, sei un atleta, Eh allora beh. farai le scale o fai l'ascensore? No. Dipende. Ma hai paura dell'ascensore? Che c'è chi No. soffre di claustrofobia? No. No. Tu, Selene? No, neanche io ho paura dell'ascensore. Proprio non ci No. pensi neanche, quindi Anzi, visto che faccio tanto in palestra, se c'è l'ascensore preferisco l'ascensore che le tanto ci dicono, la mia squadra preferita sono i Lupi di Santa Croce, mentre come giocatrici Christian Furst e la Vasileva. Tra i maschi Rafael Pasqual. Mamma mia, Bene. questi... Noi abbiamo dei telespettatori che sono Super veramente incredibili. No, 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 sono appassionati. Noi si inseguibili, rimane sugli sanno... italiani. Leggiamo questo poi. Questa è Rita, la nostra amica Rita Da Luca che ci scrive quasi tutte le mattine. Mi auguro che i familiari, prima non so se seguivate, abbiamo letto la notizia dei bulli che Sì. hanno insomma, aggredito questo ragazzino di 14 anni. Mi auguro che i familiari del ragazzo che è stato picchiato abbiano denunciato il bullo. Rita, credo siano i bulli, che sono talmente forti questi, capito? Che non fanno, cioè non è che uno va, vanno in più di uno e quindi Purtroppo. sono bulli, no? Comunque vabbè, che abbiano denunciato il bullo, dice Rita, questi delinquenti devono sapere che devono pagare con pene anche un po' più severe, Rita da Lucca. No, questi voi siete ancora molto giovani, ma sono veramente... Cioè, nello sport che fate anche voi, come in altri sport, io credo che una delle prime cose che si insegna, lo diceva prima anche Mirko Rossi, è il rispetto, no? Chiaramente. Il Saper rispetto. stare in gruppo. Prendersela con quelli più Esatto. deboli, anche perché uno è solo, è più piccolo. Mi sembra un po' troppo semplice, no? Un po' troppo facile. Allora, Mario Da Lucca, buongiorno, il terremoto si trasmette nel terreno attraverso onde meccaniche, ci scrive. Il territorio di Lucca non è su una faglia tettonica. Questo Mario lo sapevo. E poi aggiunge Mario, pertanto queste onde non si diffondono in modo omogeneo, pertanto si può percepire o no a seconda del terreno sottostante. Mario, ma sei... Vi do il Informatissimo. premio veramente a te e a Gao, siete veramente, sapete tutto. Allora, sullo Sri Lanka, non mi sono documentata anche perché non conosco l'Asia. Posso fare, questo è bello, posso fare complimenti alle ragazze, veramente belle e simpatiche. Quindi, vabbè, niente. Andiamo alla pausa, all'ultima pausa, quando torniamo ancora con Margherita e Selene, poi abbiamo i quotidiani sportivi.
non so se a parte la pallavolo seguite lo sport, seguite altri sport, ce lo raccontate subito dopo. Vi ricordo 360 10 38 330 se volete ancora intervenire. A tra poco. Nove e venti sono gli ultimi minuti di questa puntata di martedì di Buongiorno con noi, con Margherita Coli e Selene Lunardi, giocatrici del Volley Varga, approdato ai playoff di prima divisione, che abbiamo, ci hanno raccontato sabato, però non ci avete detto l'ora, a che ora giocate Alle sabato? 8. Le 8 di mattina? No. Alle 20 al palazzetto di Fornaci, Fornaci. la palestra di Fornaci, contro il Versilia. Sì. Gara di andata del primo turno, possiamo dire, del playoff. Per, in fondo a questo lungo tunnel, per voi, per il Versilia, insomma, per tutte le squadre che partecipano a questi spareggi promozione, c'è appunto la promozione in Serie D. Una sola ce la farà? Due, due. No, allora, Morandi, che canti uno su 1000? Due su 1000. No, non siete 1000, non so quante siete. Sarete 16, immagino, più o meno. Siamo un girone da 11 e uno da 9. Quindi Quindi va. una ventina, 20 Due, due su squadre. 20, due su 20, due su 20, due su 20. Sì. Abbiamo ancora altri messaggi, ora li leggiamo. Volevo chiedervi però, prima di vedere i quotidiani sportivi, se avete altre passioni. Comincio da Margherita, altre passioni sportive oltre alla pallavolo. Segui qualcos'altro? Seguo il calcio, ma Ah, il calcio lo segui? Ma non la segui qualche squadra in particolare? Fiorentina. Che dici? Quest'anno? vabbè. No? A Barga sono tanti tifosi della Sì. Fiorentina. No, ma vedi, quando ti racconto queste cose, capite la mia ormai veramente veneranda età. Tu lo sapevi che la Fiorentina è stata in ritiro al Ciocco, quindi della mia Sì, età di va, lo sapevi. tanti Ma si parla di è anni stata fa. che giocò a Barga, che c'era nella Fiorentina, dove c'era un certo Daniel Passarella, dove c'erano cioè, giocatori fantastici. Vabbè. Tu invece, Selene? Io sì, mi piace seguire altri sport, seguo il calcio e tifo Milan. Questo non depone a tuo favore, comunque lo Sì, ho stesso. sentito prima. E poi mi piace il tennis, infatti penso che ci sarà Fognini in qualche pagina. Ecco, ora a proposito, io non me ne intendo, ma a proposito, qui vorrebbe intervenire anche Serena. A proposito di un bel ragazzo invece, che credo sia indiscutibile, Fabio Fognini. Ora su Johnny Depp abbiamo detto, non sanno neanche chi sia. Vabbè, non so se è un bel ragazzo Allegri, forse lo era anche lui qualche anno fa, però. La Juve che ha vinto l'ottavo scudetto con il nostro Pedini che è di là dal vetro che gongola ancora. Perché la tua Juve, caro Pedini, è già sul mercato, eh? Più Felix che Allegri, eh? Perché Felix, questa grande promessa, João Felix del calcio portoghese e del calcio europeo. Finita la stagione, la Juve guarda oltre. Ronaldo vuole il portoghese, quindi un suo connazionale, che però costa, pensate, udite bene, 120 milioni di euro. Poi l'Atalanta, che è veramente la squadra che gioca meglio in Italia, e questo sfido chiunque. Sfido chiunque. Gao, dai, dimmi che non è vero. Mario, ditemi che non è vero. Colpa Atalanta, sbanca Napoli ed è quarta. E poi Nibali, qui parliamo di ciclismo. Nibali scatenato al Tour des Alpes, attacco show verso il Giro. Andiamo all'interno perché si parla, sì, ora. Dov'è Fognini? Non c'è mica Fognini stamani. Dove l'avete visto Fognini? No, c'è dopo. Lucchese partita da dentro o fuori. L'11 di Favarini e Langella deve vincere sabato contro l'Albissola. Oggi si apre la settimana decisiva per le sorti sportive di una squadra, quella rossonera, che meriterebbe di giocarsi la salvezza negli spareggi. Però leggo da una parte che è in arrivo la penalizzazione. Leggo da Cuneo che sono molto fiduciosi sulla restituzione di 4 punti. E quindi questo creerebbe grandi problemi alla Lucchese. Comunque vediamo, dai, poi. Il Givi Borgo, l'allenatore Poli parte all'attacco dei playoff, il tecnico carica il Givi Borgo, tutto dipende da noi, il futuro sono pronto a restare. Beh, probabilmente sì, per Poli potrebbero essere decisive queste ultime partite se il Givi Borgo riuscirà a qualificarsi per i playoff, che poi a livello di Serie D non ho mai capito a cosa servono e quanto servono, però. Pallavolo, felicissima, non vedo l'ora di cominciare. La lucchese Nadia Centoni è preparatrice atletica e team manager dell'Italia B. La vediamo in queste foto, l'amica Nadia, che è stata più volte ospite della nostra, proprio di questa trasmissione, era seduta proprio lì dove siete sedute voi. Nadia Centoni, Selen? Nadia Centoni, la conosci? sì, Non è che no, perché sì. e abbiamo anche provato ad invitarla Sì, con di. il Volley Varga, però non c'è stato, lei stava partendo per la Francia e quindi non c'è stato un punto per Sai, ma la sua attività in giocava Francia, ancora. Ora e magari, quindi non c'è stata possibilità forse un po' di di tempo in più ce l'ha, quindi, eh? Che dici, Margherita? riproveremo. Ora Proveremo.
probabilmente io l'ho trovata anche a un torneo a Lucca. Ero no, ma è una persona molto disponibile, sì, Nadia. Sì, io ho lanciato questo sasso là verso i vostri dirigenti. Io penso che. Allora, Atalanta ci sei, la Gazzetta dello Sport. Bergamaschi più in corsa che mai, battono il Napoli in rimonta e prendono il Milan. Sfida 6 per i due posti che garantiscono il paradiso. Inter 61, Milan Atalanta 56, Roma 55, Torino 53, Lazio 52. Eccolo qua, Principe Fognini. Dice Fabio Fognini, tra l'altro ha vinto a Monte Carlo, lui che è di Arma di Taggia, quindi possiamo dire ha vinto quasi in casa, no? Avevo toccato il fondo, adesso voglio il Roland Garros. La storica vittoria di Monte Carlo, l'amore con la pennetta e leggo è un altro figlio, però credo che quello sia in progetto, forse non c'è ancora. Parigi va bene un Icardi, il Paris Saint-Germain lo vorrebbe per il dopo Cavani, l'Inter chiede 70 milioni. Io dico che io sono interista, lo so, l'Inter, ma si accontentano anche 70 milioni, leggo 120 per questo, 150, 70 milioni, vabbè, si accontenta. Leggiamo ancora questi messaggi. Casotti, preferisce Entella o Piacenza in Serie B? Parliamo qui del campionato di Serie C, quello della Lucchese, no? Tra l'altro oggi c'è proprio Piacenza-Entella, l'Entella ha un punto di vantaggio sul Piacenza, questa è una partita di recupero, capirete che questa partita oggi può essere decisa. Non lo so, che ti devo dire, Gao, è indifferente, sinceramente preferirei la Lucchese in Serie C, preferirei la Lucchese con dirigenti seri e dirigenti che fanno quello che devono fare, preferirei che questa situazione si risolvesse. Comunque vi ricordo che anche se il 25 aprile è festa, noi giovedì sera saremo in onda alle 21 con Curva Ovest. Poi, comunque a me mi hanno sempre detto che l'Italia è un paese geologicamente giovane, qui parlano dei terremoti, quindi soggetto a terremoti con la zolla nordafricana che spinge. Eh sì, la zolla, l'Africa spinge, tanto che ma parliamo di milioni di anni, quando, non so, loro due forse ci saranno sempre, non più di sicuro, pensate che l'Italia sarà stritolata, lo so che quello che vi faccio vedere l'Italia del 2100 che è sommersa quasi dal mare, vi dico che l'Italia è stritolata, però sono ere geologiche queste, sì, quindi si certo. Parla... allora, vediamo l'ultimo. No, l'ultimo non c'è perché... ecco questo qui. Per le buche, mi dicono, lo sa che per le buche sulle strade e i pedoni che camminano a zigzag è più pericoloso andare sulla pista ciclabile che sulla strada? Ora non so a cosa si riferiscono in particolare, comunque, vabbè. Dai, dobbiamo intanto salutare il vostro capitano. Siamo in chiusura, fra un po' Pedini ci sfuma. Il vostro capitano. Sì, sì. Dai, chi la saluta? La salutiamo. Io. Vai, parto. Vai. Si chiama Sabrina Magistrelli e si è infortunata durante il campionato e si opera proprio mercoledì. Domani? Quindi, sì. Ah, Sabrina, E quindi in super in bocca al lupo, visto che è super ansiosa, super preoccupata. No, dai, tranquilla Sabrina, va tutto bene. Poi dobbiamo salutare anche il preparatore atletico, Margherita. Lorenzo. No, perché so che se non lo salutavate, Come no, entusiasmo. Perché poi preparatori atletici, no, servono, no? Perché la condizione fisica certo. Conta, dovrete giocare tante partite, mi auguro ancora tante partite. Sì, ci auguriamo tutti. Va bene, dai, un grosso in bocca al lupo e vediamo, dai, Allora, comunque, sabato sera, ore 20, alla palestra di Fornaci, queste ragazze credo abbiano bisogno dell'apporto della gente, no? Quindi andate a Fornaci, andate a sostenerle, poi visto che l'altra squadra comunque pure della provincia di Lucca, e noi come sapete, insomma, siamo diffusi su tutta la provincia, si dice in questi casi vinca il migliore, no? Esattamente. Se poi le migliori siete voi, tanto meglio. Va bene, ringraziamo anche i dirigenti del Volley Varga, con i quali siamo ormai in pieno contatto e che ci fanno avere tutte le notizie, a cominciare dall'amico Bonini, insomma da tutti gli altri, continuamente. Noi torniamo domattina alle 8.30, saremo qui. Bedini, sei dei nostri domattina? Ma non me lo dire, dimmelo. Parleremo di subbuteo, sapete cos'è il subbuteo? No. Dai, è quel giochino che si fa col campetto da calcio piccolino e si fa così. Okay. E abbiamo qui a Lucca pare una squadra molto molto forte. Bene, è tutto, ringrazio Margherita Colli, Selene Lunardi, in precedenza Mirko Rossi e Selena Zanella per essere stati con noi, tutto il Volley Varga. Grazie, appuntamento a domattina, sempre alle 8.30.